se ci avessero dato questa scarpa nel 2018 avremmo detto sicuramente che rappresentava la migliore innovazione del mondo podistico per quell'anno. In realtà questa scarpa è stata lanciata nel 2020 e il secondo modello, l'Infinity Run Flyknit 2, è del 2021 e noi colpevolmente in ritardo raccontiamo nel 2022 l'essenza di questa scarpa che dal nostro punto di vista rappresenta davvero un affare per podisti amatori che volessero correre a lungo e non necessariamente in maniera intensa, perché è super scontata rispetto invece a quanto avevamo visto nel 2020. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 285 grammi, drop 9, 34 mm nel tallone, 25 mm nell'avampiede, anche se Nike sul suo sito non pubblica più i dati del differenziale. È una scarpa con una tomaia in Flyknit con uno spazio discreto nell'avampiede. Se considerate che con il lancio delle Epic React lo spazio era molto inferiore, qui sicuramente vi troverete davvero bene. Rispetto al modello precedente ha un collarino laterale che consente una stabilità importante sia nel tallone, ma sia anche un bloccaggio abbastanza buono grazie al Flywire. Sappiamo benissimo che la tomaia è eccezionale, ma al tempo stesso che la linguetta non è pensata in maniera così efficace. Sentiremo tra poco cosa ci dice il pro depodista. Ha un battistrada con una gomma generosa presente su tutto l'avampiede e che fondamentalmente sarà destinata a durare a lungo. Utilizza un intersuolo in React che è sicuramente molto durevole, sicuramente molto reattiva, ma al tempo stesso purtroppo è stata superata da altre intersuole e di conseguenza, se la trovate in maniera scontata, avrete sicuramente la possibilità di fare un grosso affare. Secondo me questa scarpa dà il meglio sicuramente sia per i lunghi lenti sia per corse rigeneranti. Tra l'altro, se avete visto, ho pubblicato con Andrei i prezzi di Nike. Io lascio la parola al prodepodista che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. Nei prossimi giorni, anche se passa l'elicottero, ci saranno ulteriori recensioni Nike. Stay tuned, soprattutto alla fine del video che vi racconteremo di cosa parleremo. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee. Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Infinity Run di Nike dopo 400 km. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, sì, 400 km spicci. Ti devo dire che rispetto all'inizio un pochino si è ammorbidita. Buona scarpa, forse ci voleva quel mezzo centimetro ancora di gomma per renderla la degna sostituta della Vomero. Per ora siamo una Pegasus più ammortizzata. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ecco, infatti per quello che ti dico una Pegasus ammortizzata, perché rimane nelle scarpe dai 75 kg in giù, invece poteva andare a coprire un po' tutto il pubblico di Nike, quindi anche sopra i 75 kg. Rimane una scarpa da lento, non di più, ripeto, per atleti che pesano sotto i 75 kg, ritmi ti direi dai 4 al chilometro fino ai 5,30 tranquillamente. E secondo te invece per quali distanze le suggerisci, le raccomandi e comunque per quali distanze si possono utilizzare? Ecco, qua la domanda è interessante, perché comunque è una scarpa per i lenti di tutti i giorni, ma anche per i lunghi in preparazione maratona o mezza maratona, quindi sopra i 20 km tranquillamente sono utilizzabili, sono abbastanza dinamiche, non stancano il piede e le gambe. Sappiamo che Nike predilige il fast e quindi mi chiedo, la utilizzeresti anche per correre velocemente? Un atleta da, per dire qualche numero, da 1 ora e 40 in mezza a 3 ore e 30 in maratona, secondo me la potrebbe usare tranquillamente con buoni effetti, diciamo, non la vedo così male. A livello di tomaia come l'hai vista e soprattutto nei cambi di direzione questo Flyknit ti ha convinto? Ultimamente ce l'hai su questi cambi di direzione. Allora, tomaia buona, molto buona, non mi ha creato nessun problema di sorta, né di vesciche né con la famosissima callo che ho sul mignolino sinistro. Scarpa precisa perché ha questo collare
che credo che gli sia lui che dia molta stabilità alla scarpa, quindi niente, ti dico su questo super. E invece confermi o smentisci quello che ci hanno suggerito in tanti del discorso linguetta? Sappiamo che il nostro modello è comunque abbastanza recente, cosa ne pensi? La linguetta fino ai 200 km continua a dire: ma a me sta durando, forse stavo un attimino più attento a metterle su, un giorno la sistemo e sento sprac, e sì, confermo che sia su una che sull'altra si lasciano andare, poi strappata completamente no, sugli angoli però si è lasciata andare. Ovvio che dopo nella corsa non crea assolutissimamente problema, nella chiusura non crea problemi, però in effetti sta roba qua non è che sia proprio il top. Tra l'altro Andrea, ho comprato una macro lens per vedere la scarpa più da vicino, so che tu non sei molto d'accordo con i miei acquisti, però comunque nei prossimi giorni ci sarà anche questa innovazione sul canale. Sì, credo che questo sia l'unico canale sulla faccia della terra che sia in perdita costantemente invece che in guadagno, però vabbè. Dal punto di vista della lacciatura cosa ne pensi? Ma la lacciatura non è male, il problema è sempre quando dopo devi tirare un attimino la linguetta che hai paura di tirarla perché si strappa, quindi mi piace come allacciatura, se fosse un pochino diversa questa linguetta sarebbe tutto più bello, però vabbè. Invece a livello di battistrada cosa ne pensi? Battistrada alla fine mi sono trovato molto bene, sai, non devo annotare nulla, guarda, per essere a 400 km ha tenuto molto bene, direi che di meglio non si poteva fare, quindi bene. L'Intersuola React come l'hai valutata durante le tue corse lente ma anche durante i tuoi fartlek? L'ho provata anche in sprint in salita, ti dico rispetto allo Zoomix siamo dietro anni luce, buona mescola, ma avrei detto ottima mescola se non fosse esistito lo Zoomix. Primi chilometri, come ho detto prima, fine 200 km mi sembra un po' duretto, ho detto boh, scarpaccia. Poi invece è migliorata e devo dire che comunque ci corri lenti con voglia. Invece a livello di sensazioni, ci avevi raccontato qualche anno fa che i primi chilometri con il React erano più difficili, confermi oppure smentisci? Sì, te l'ho detto, primi 200 km poi meglio. E invece a livello di primi chilometri di una corsa di 12 km? Non lo so, non saprei dirti, non ci ho fatto così tanto caso, forse perché qua c'è tanto React e credo che sia il premium, quindi poi diciamo che ho corso relativamente col caldo tutto questo periodo, quindi davvero boh, non lo so, ma secondo me non c'è più questo grosso problema. A livello di stabilità ci hai raccontato che comunque il collarino la rende stabile, cosa ne pensi? Ma che hanno fatto anche questo accrocchio sul baffo, che hanno messo della plastica dove c'è il baffo e rende praticamente la tua maglia in Flyknit più salda, quindi in generale è una scarpa molto, molto ammortizzata, non l'ho sentita cedere troppo, quindi bene. Secondo te qual è la durata di questa scarpa? Ma guarda, sono arrivato a 400 km, sembra ancora nuova. Se la dovessi mettere in lavatrice davvero faresti fatica a dire che è usata, e anche se non si mettono le scarpe in lavatrice. Quindi ti dico, secondo me gli 800 km ci arriva tranquillamente, poi forse si può rischiare qualcosa in più. E secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? È una buona scarpa per fare i lenti, relativamente dinamica. Non parlo di prezzo perché tanto dopo me lo tagli perché dici che non sono ma vabbè, l'avevo già detto cosa ne pensavo. Questo qua è l'altro grosso problema di cui non abbiamo parlato, anzi adesso a vederla così proprio un disastro. Questa era appiccicata le prime due corse, tre, forse quattro corse, dopodiché si è staccata e ha incominciato ad essere ballerina. E l'unica scarpa dove la soletta si muove in continuazione e rischia di creare delle pieghette che poi danno fastidio durante la corsa. Invece ultima domanda, quando testeremo le nuove scarpe che sono o usciranno tra poco di Nike? Allora, qualcosa sta bollendo in pentola, io te lo dico, voglio 27 cm e mezzo la Invincible 2, quello sicuro, la sto aspettando un po' come il Natale per i bambini, quindi... Però prima uscirà il Fast Pack e quindi sì. Non è escluso che io e te testeremo anche quella scarpa. Ma c'è la Streak Fly sicuramente che dovremo provare,
sono curioso perché c'è Zoom X su una scarpa che dovrebbe essere da medio barra gara, e oltre alla Zoom Fly praticamente da allenamenti non c'era niente, e sono curioso quindi per provare una scarpa da allenamento veloce, che in casa Nike mancava fondamentalmente. Sono un pochino dubbioso invece sulla mancanza del carbonio su questa scarpa da allenamento, che potrebbe essere da gare corte, invece boh, non lo so, vabbè, proveremo. E poi non è escluso che possiamo essere i primi atleti, magari non elite, che testano queste scarpe in Italia. Sono contento, per fortuna che un pochino di, come si dice, di riconoscimento c'è. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.